La registrazione è attivata. Sì. Buongiorno a tutti, prego, dottoressa Robocchiaro. Possiamo chiamare l'appello. Aspetti un attimo. Si sente male. Scusate, ha telefonato il consigliere Megna che non riesce ad entrare. Ok. Va bene, possiamo procedere con Sì, l'appello. prego. Allora, sono le 10:36. Armetta. Presente, buongiorno. Costantino. Assente, vero? Sì, al momento assente. Cusimano. Presente. Galioto. Presente. Gottuso. Gattuso. Assente. Fiore. Presente. Megna. Presente, buongiorno. Puma. Presente. Presente. Sandoval. Presente, buongiorno. Scaffidi. Presente, buongiorno a tutti. Presidente, 8 presenti e 2 assenti, Costantino e Gottuso. Constatata la presenza del numero legale, nomino scrutatori consiglieri Scafidi, Galioto, Puma. Allora, possiamo procedere nel definire il verbale della seduta di ieri, dando le Sì, io letture a ne suo avevo dato conto. lettura. Vi Sì. dico quale verbale era. Sì, la data. Era il verbale del 10 maggio 2019. Ok, e allora si procede all'approvazione per appello nominale. Prego, dottoressa. Allora, Armetta. Favorevole. Costantino. È entrato Gattuso. Allora, Quindi se vabbè. verbalizziamo l'ingresso di Gottuso, io mi Allora, preoccupo 10 di e 38. chiamare Costantino, mi accerto per Costantino. Entra Gottuso. Pronto, io non sento. No, effettivamente stiamo aspettando che il presidente chiama il vicepresidente. A quanto pare è uscito pure il presidente dal video. Ha detto che chiamava il vicepresidente. Vabbè, andiamo avanti, entrerà. Se non c'è il presidente, come fa? Dottoressa, mi Sì, sentite? sì. Deve rimandare l'invito a Costantino perché ha dei problemi. Va bene. Finiamo l'appello prima e poi manda l'invito, prego. Va bene. Allora, avevamo detto Armetta favorevole, Costantino assente, Ustimano, Favorevole. Galioto. Galioto. Favorevole. Ok. Ottuso. È un verbale di che si sta votando. Quello che Sì, abbiamo quello letto che ieri. abbiamo. Favorevole, favorevole.
Fiore? Favorevole. Megna? Favorevole. Puma? Puma? Consigliere Puma è collegato, però non risponde. Consigliere Puma? Andiamo avanti, dottoressa. Sì. Allora, Puma abbiamo detto aspetti, aspetti un attimo, perché Puma è scrutatore. Purtroppo, se non riusciamo, vediamo di esitare un poco perché Puma è scrutatore. Allora, nel frattempo in cui aspettiamo che Puma risponda, mandi l'invito a Costantino. Presente favorevole, Puma? Presente favorevole? Come sempre, Presidente, favorevole. Grazie. Prego, l'invito l'ho già mandato, Presidente. Va bene, bravissima. Favorevole, presente. Scafidi? Favorevole. Esito, dottoressa? Sì. Allora. No. Non si sente nulla, non si sente. Presidente, 9 presenti, 9 favorevoli. Ok, il consiglio approva all'unanimità dei presenti. Sono deciso di entrare. Buongiorno a tutti. Buongiorno, vicepresidente. Allora, io sono costretto, diciamo, ad allontanarmi per recarmi ad un funerale, quindi lascio, diciamo, come dire, la direzione della seduta al vicepresidente. Buona giornata a tutti e buon proseguimento. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno, io non so cosa abbiamo votato. Siamo all'approvazione dei verbali per caso? Sì, con i verbali abbiamo finito e c'è da passare all'altro punto. Ah, quindi alle mozioni, giusto? Sì. Perfetto. Ok, quindi siamo sul punto delle mozioni. La mozione, qual è il numero? La prima mozione qual è? La numero 1, dottoressa? È stata già votata? No, la numero 1 è ancora, sì, è stata votata. Siamo alla 4. Alla 4, e allora? Cioè, la 4 già è stata votata pure. Quindi la numero 5, il prelievo, votiamo il prelievo, perché mi pare che ce n'era una sospesa, quindi sì. Se non ci sono osservazioni, preleviamo. Scusate. La mozione. Scusate. Prego, consigliere. La numero 5 è mia. Non lo so, dottoressa, può verificare? Sì, un attimo che vedo. La numero 1 era quella approvata del consigliere Cusimano. La numero 2, cioè la numero 2 è quella. La numero 3 è pure approvata, che è quella della via... No, questa è la numero 4. La numero 1 è sospesa. La numero 2, quelle erano tutte approvate. Poi c'è questa, la 4, che era quella di via D'Amuso, incrocio di via Tritone, eliminazione barriere architettoniche. E quindi ora viene questa, che è eliminazione barriere architettoniche e realizzazione rampe in prossimità degli attraversamenti pedonali via Proserpina, incrocio via Barcaioli.
Sì, questa è mia. Anziché questa, se possiamo prelevare la numero 25. Allora, chiedo il numero 25 al collega Cusimano, se non ci sono osservazioni. Me lo dice l'oggetto. Cusimano, ti ricordi l'oggetto? Dice la dottoressa. È quella che istituisce un'app per il commercio. Aspetta. 15. 25. 25, va bene. Oh, ecco qua la 25. È app per il commercio locale? Sì. A firma. Sì, a firma sua. Perfetto, diamo una lettura. Va bene. Allora, oggetto, app per il commercio locale. Premesso che l'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid-19 determina conseguenze gravissime sul tessuto socio-economico cittadino, impattando su un vasto spettro di realtà lavorative che riguardano indistintamente imprese, attività professionali, lavoro autonomo e in più in generale tutti i settori socio-economici che stanno soffrendo a causa della situazione emergenziale richiamata. Una volta migliorata la situazione sanitaria, è necessario adottare misure significative a sostegno delle attività in difficoltà sopra richiamate per aiutare la ripresa dell'economia locale. La circoscrizione rappresenta l'istituzione che può e deve stimolare la ripresa dell'economia del territorio, ponendo particolare attenzione e particolare a quelle realtà economiche meno strutturate perché di dimensioni più piccole. Considerato che la crisi economica e sociale che bisogna prepararsi ad affrontare non ne ha situazioni paragonabili dal dopoguerra in poi, il Comune deve mettere in atto strumenti eccezionali finalizzati in primo luogo a facilitare la ripresa delle piccole iniziative economiche che costituiscono i capisaldi del territorio, attuando principi solidaristici che stimolano lo spirito cooperativistico e offrono concrete opportunità per supportare le realtà più piccole come i negozi di vicinato. Durante la fase del lockdown, diversi comuni italiani si sono rivolti ai negozi di vicinato chiedendo di facilitare la consegna a domicilio pubblicandone l'elenco sui propri siti. In un momento in cui la grande distribuzione ha evidenziato dei limiti a rispondere a tutte le esigenze, code fuori dai supermercati e il blackout dei vari siti per la spesa online, questi negozi sono diventate l'ossatura dei quartieri, in alcuni casi realizzando piattaforme ad hoc per limitare al minimo gli spostamenti e ridurre con ogni forma e mezzo il rischio di contagio. In altri contesti, sia europei che extraeuropei, sono state adottate simili soluzioni mediante piattaforme che si occupano anche dei sistemi di gestione degli ordini e della loro spedizione mediante una logistica attenta ai problemi ecologici attraverso l'indirizzo di mezzi a basso impatto ambientale e interventi di compensazione per l'emissione di CO2. Ulteriormente, in certi casi, la realizzazione di simili piattaforme per la vendita online ha comportato l'impiego di addette non specializzati che si trovavano in condizioni di fragilità sociale. La realizzazione di questi strumenti è spesso stata finanziata e sostenuta dalle istituzioni, onde evitare di gravare con ulteriori spese i negozianti già penalizzati dalle conseguenze della pandemia. Impegna ed investe il Presidente della Settima Circoscrizione di Palermo a sottoporre il presente documento presso tutti gli organi politici ed amministrati
per 1. Attivare una piattaforma comunale accessibile dal web e con app al fine di incentivare e promuovere il commercio locale. 2. Predisporre gli aiuti alle fasce di popolazione debole e con difficoltà economica, un credito da poter spendere nella piattaforma per l'acquisto di generi di prima necessità. 3. Attivare un censimento di quelle realtà di negozi di vicinato, associazioni di commercianti di quartiere che potrebbero essere interessati ad implementare una piattaforma e commercio per il commercio locale. E 4. Prevedere un bando pubblico finalizzato alla realizzazione di un portale e-commerce di quartiere dove ogni piccolo negozio di zona possa avere la sua vetrina e vendere i propri prodotti gestendo ordine e spedizione. Palermo, 24 ottobre, a firma del consigliere Cusimano. Prego, collega Cusimano. Sì, presidente, colleghi, intanto buongiorno a tutti. Questa iniziativa già è stata adottata da diversi comuni d'Italia. Con questa proposta vogliamo dare la possibilità ai piccoli commercianti di poter pubblicizzare la propria attività commerciale e di offrire proprio in un momento di questa grave pandemia servizi in più ai cittadini, cioè la consegna a domicilio dei beni di prima necessità e quant'altro. Diciamo che sostanzialmente anche con questa possibilità che potrebbe dare il Comune di Palermo si andrebbe a contrastare il predominio delle multinazionali che già sfruttando le grandi fonti economiche che posseggono un sito internet oppure delle app per effettuare gli acquisti. Con questa proposta chi già possiede gli aiuti per il buono spesa e quant'altro verrebbe attivato, si potrebbe benissimo attivare un account per queste persone che potrebbero spendere quelle cifre che vengono date per i buoni direttamente presso le attività commerciali che si trovano nel quartiere più vicino. Io penso che va aiutata la popolazione verso come dire una facilitazione degli acquisti e quindi delle vendite. E naturalmente andrebbe favorita diciamo la possibilità di togliere quel gap che i piccoli negozianti combattono contro i centri commerciali e le multinazionali che ci sono sul nostro territorio. Grazie. Ci sono altri interventi? Non vedo nessuno iscritto a parlare, quindi dottoressa procediamo per appello nominale, votiamo la mozione. Gli scrutatori sono Scafide, Galeotto, Puma, ci sono tutti e tre? Scafide? Non vedo Galeotto. Sì, c'è pure Galeotto. Io non lo vedevo più, Galeotto e Puma. Sì, va bene. Allora, Armetta. Armetta è assente? Sì, assente. Costantino. Favorevole. Mano.
Favorevole. Gagliotto. Favorevole. Gottuso. Astenuto. Gottuso. Astenuto, ho detto, astenuto. Ah, mi scusi, non l'avevo sentito. Fiore, assente. Megna. Megna. È assente? Megna è assente, sì. Puma? Assente. Era sudatore. Era sudatore, Puma. Sì, cambiamo lo scrutatore, quindi gli scrutatori erano Scaffidi, Galioto e con Sandovalli. Sostituiamolo con Sandovalli. Sì. Ricomincio l'appello. Armetta assente, vero? Sì. Costantino? Favorevole. Cusimano? Favorevole. Galioto? Favorevole. Gottuso? Astenuto. Fiore, assente. Megna? Assente. Assente. Puma? Assente. Sandovalli? Sandovalli? Presidente Sandovalli non risponde. Lo mette assente, dottoressa. Non risponde. Presidente. È Giovanni è scrutatore, quindi dobbiamo sostituirlo con la Megna che si è appena collegata. Va bene, dottoressa, passiamo di nuovo purtroppo ad appello nominale. Allora, Sandovalli con Megna. Sì. Armetta assente. Assente. Costantino. Favorevole. Cusimano. Favorevole. Galioto. Favorevole. Gottuso. Astenuto. Astenuto. E Fiore. Assente. Megna. Astenuta. Puma. Assente. Assente. Scusate, non sento nulla io. Dico, ma non lo so, è il mio telefono, perché cerco di entrare. Io non ero assente. Cerco di entrare. Ma, Sandovalli, ancora non siamo arrivati da te. Prego, Sandovalli. Sandovalli. Assente. Sandovalli. Assente, assente, dottoressa, assente. Assente. Astenuto, astenuto, a tre ore che lo dico, astenuto. Assente, lo sentiamo. Astenuto. Ma non è un problema mio, ragazzi, io ero poco fa pure dentro. Ma se lei non lo scrive, noi non possiamo, non lo sentiamo, non lo sentiamo. Continui, dottoressa. Scaffidi. Presente, favorevole. Allora, presidente. Sette presente. Uno, due, tre, quattro favorevole e tre astenute. Il consiglio approva a maggioranza. Andiamo avanti, dottoressa. Con cosa? Sempre con che era la numero oltre il prelevo. Avete prelevato che... la 25. Ora mi dovete dire. Ma passiamo al prelevo della mozione numero. La numero 5 è stata votata? No. E la numero 5 a firma di chi era? Sempre di Cusimano?
Sì, erano sempre barriere architettoniche. Passiamo al prelievo della... Oggi che cos'è? Martedì? Prosecuzione, siamo 4. No, siamo... Dobbiamo sostituire gli scrutatori. Manca il numero legale, Presidente. Sì, ora me ne sto accorgendo. Sulla sostituzione degli scrutatori verifichiamo il numero legale. Allora, sono le ore 11. Armetta? Assente. Costantino? Presente. Cusimano? Presente. Galiotto? Presente. Gottuso? Assente. Fiore? Assente. Megna? Assente. Puma? Assente. Sandovalle? Sandovalle? Non risponde, sì, dottoressa. Assente, dottoressa. Assente. Assente. Scafide? Assente. Assente. Presidente 3 è presente. Vista l'assenza del numero legale, la seduta è chiusa. Quindi alle ore 11 e un minuto. Buongiorno, sì. Buona giornata. Buongiorno. Buona giornata a tutti. Buongiorno, consigliere.